Ciao ragazze, allora oggi vi faccio un video. In questo video qui voglio includere tantissime richieste e domande che comunque mi fate in MP e mi chiedete comunque spesso. Prevalentemente questo video nasce da una richiesta. Questa richiesta mi chiede un'unghia quadrata con la punta però trasparente, quindi senza il French, e che la punta comunque dell'unghia rimanga completamente trasparente, ad effetto cristallo. Però, visto che parto da il niente, devo allungare, devo fare, approfitto per farvi vedere l'assottigliamento dell'unghia, nel suo sotto, qui, perché comunque tantissime me l'avete chiesto e mi avete detto che nei miei video precedenti purtroppo, non l'avete visto, quindi cercherò proprio di concentrarmi su, quella cosa lì. Poi voglio anche approfittarne per farvi vedere lo spinamento del giro cuticolo, perché comunque è un'altra cosa che crea molta difficoltà a tante e spesso me lo chiedete. Come voglio anche farvi vedere proprio i parametri giusti di un'unghia quadrata, quindi per non crearla a paletta, per non crearla troppo larga e tutte quelle cose. Quindi questo video parte per farvi vedere questa tipologia di ricostruzione, ma vuole anche andare a prendere un po' tutte queste vostre richieste che mi fate spesso. Allora, uso anche, tra l'altro, perché comunque anche questa è stata una richiesta che mi avete fatto, il bifasico clear della Special Nails, perché uno, devo avere l'effetto clear e quindi mi serve un gel chiaro e questo va bene. Due, perché tante ragazze comunque c'è amore e odio per questo gel, perché tante lo amano per la sua densità e tante invece si trovano in difficoltà e non sanno come usarlo. Quindi comunque approfitto anche per mostrarvi come si usa correttamente. Allora, ho la mia manina finta come solito e parto con l'applicazione della cartina. Come vi ho già detto altre volte, io prediligo le cartine ovali perché trovo che siano più adattabili all'unghia. Faccio molto meglio con le ovali rispetto alle quadrate, ma mi raccomando, le ovali quelle fatte in questa maniera, non le ovali quelle fatte a ferro di cavallo, perché quelle nascono per i piedi, poi tra l'altro sono sconsigliatissime. Allora vado a cominciare a chiudere la punta sul davanti, così da crearmi la sorta di già preforma, diciamo, della cartina. Mi raccomando, chiudetela bene, i lembi, non storti, non altro. E poi vado a posizionarla. Adesso qui non c'è il ponte, però perché non serviva. Nel caso di un'unghia così corta, dico la verità, se era una cliente, non di gomma, l'avrei fatta. Ok, allora andiamo ad attaccare prima la cartina sotto e poi la chiudiamo sopra. Premettendo che adesso cominceremo, ragazze, con la stagione calda, quindi io sinceramente vi consiglio di procurarvi le nail form, mi raccomando di qualità perché devono essere belle rigide, perché con le cartine nella stagione calda purtroppo si comincia a fare un po' fatica. Allora, fatto questo, avete già opacizzato l'unghia e tutto il resto, facciamo finta di aver messo il primer e andiamo a dare subito il bifasico clear con un pennello piatto. Rigido, mi raccomando, deve essere bello rigido questo pennello, non dei pennelli morbidi. Andiamo a prelevare un pochino di gel, perché comunque dobbiamo dare solo la sorta di base in questo momento. Lo andiamo ad appoggiare qui, dov'è il massimale di distanza che noi dobbiamo tenere dalle cuticole, e lo tiriamo giù. L'ho fatto un pochino già trabordare sulla cartina, poi vedete voi insomma se ne avete preso una quantità insufficiente, ne riprendete ancora. L'importante è che tutta la superficie dell'unghia diventi bella lucida e che ci sia comunque gel. Cominciate già un pochino ad uscire dalla cartina. Poi fate catalizzare in lampada. Ok, innanzitutto facendovi vedere proprio i parametri dell'unghia quadrata giusta, quindi fatta bene tutto, adesso vado a prendere anche la mia pinza.
La pinzatura dell'unghia, per chi non l'avesse vista, ho già fatto un video in precedenza, quindi diciamo che questo video qui è una sorta un po' di riassunto di tutto. Però andate a vedere proprio nello specifico la pinzatura dell'unghia, perché io non mi ci soffermerò particolarmente tanto oggi, mi ci sono già soffermata nei video che vi ho fatto appositamente per quello. Vado a prendere la mia pinza questa, con le punte comunque alte. Vi ripeto sempre, per chi non lo sa, che non rispetto i parametri di posa specifici. Comunque, per il bifasico clear, diciamo che la passata base la lasciate 2 minuti. Adesso è uscita. Non sgrasso, perché io faccio meglio così, però se vi riesce meglio, potete anche sgrassare prima di andare a dare la stesura a bombatura, creando anche tra l'altro un allungamento. Allora, con lo spot nella punta più larga vado a prelevare il gel. Come vedete, questo gel è un pochino denso e io mi trovo benissimo con queste tipologie di gel, perché sinceramente i gel molto liquidi per me sono inadatti per le principianti, ma anche per le professioniste, perché comunque con un gel più denso si riesce a fare più di un'unghia alla volta. Con un gel liquido invece bisogna stare lì a bloccare e fare, ed è tutto il tempo perso. Allora, preleviamo. Altra cosa, tante ragazze mi dicono: prelevo il gel, mi si fanno un sacco di bollicine, come mai? Perché normalmente molte l'errore che fanno è di girarlo troppo con dentro il vasetto, ed ecco che si fa la bollicina. Invece voi dovete prelevarlo come se prelevaste una paletta, delicatamente, poi lo arrotolate pianino, mi raccomando, mai una cosa forte, creandovi la vostra pallina. Vedete che io ho proprio creato una pallina di gel, che vado a scaricare sul punto di stress dell'unghia, che mi raccomando è praticamente tra il French e la salsa dell'unghia che andate a creare, insomma, per farvi capire più o meno dov'è. Adesso qui non c'è un French, quindi si potrebbe fare più difficoltà. Ok, l'ho scaricato lì, vedete bene. Adesso un po' di gel mi serve per creare il prolungamento, e quindi comunque prima parto in prolungamento. Creo già il prolungamento quadrato, perché comunque questo gel, essendo denso, vi permette tranquillamente di creare già la vostra impostazione di forma, perché comunque non scappa da nessuna parte. Come vedete, io sto facendo benissimo a creare già la mia punta dell'unghia. Un gel liquido in questo momento sarebbe già scappato da tutte le parti, avrei dovuto pre-bloccarlo comunque in lampada. Adesso ho allungato già la mia punta dell'unghia. Prendo un altro po' di gel, un'altra pallina, e la riappoggio sempre sul punto di stress. E vado a cominciare a fare la mia bombatura. Mi raccomando, sempre non spostare la pallina dal centro, ma prelevarne un po' di quantità con la punta dello spot o con la punta del pennello e farla andare nel girocuticole e nei laterali. Sempre delicatamente. Questo è il movimento delicato, sempre di punta. Perché se io comincio ad agitare, a fare tipo così e così, cominciano a farsi le bollicine. Vedete che già si sono fatte. E dopo, o prima di catalizzare, le è andata a scoppiare tutte e diventate matte, e purtroppo qualcuna di solito scappa sempre, e quindi sarebbe meglio che non si formino. Vedete che io prima l'ho agitato, si sono fatte, quindi comunque se vi dovesse capitare le andate a scoppiare, mi raccomando, con la punta dello spot, quella sottile, perché sono proprio micro micro queste bolle, sono molto bastarde, quindi mi raccomando, perché questa qui è un altro dei vostri drammi che mi scrivete sempre e non capite il perché vi succeda. Ma perché alcune tra l'altro dicono: mi succedeva con, scusate, adesso fate capovolgere, picchiettate e mettete sotto in lampada. Perché molte ragazze tra l'altro mi dicono, capita che mi dicono: con il gel della tal marca non mi succedeva, con quello di invece questa marca mi succede.
non è realmente così, è che magari cambiate un po' densità del gel e quindi vi trovate più in difficoltà e di conseguenza dopo pensate che sia dovuto al gel, ma non è così la cosa. Allora, adesso sono andata in lampada, rimango circa 10 secondi all'incirca, perché come vi ho già detto la pinzatura è soggettiva, in base alla pressione, in base alla tipologia di gel usato, in base ai bulbi della vostra lampada, in base a tantissime cose, quindi fate sempre delle prove, non riesco a darvi una tempistica standard. Adesso è rimasto 10 secondi, vado a prendere la mia pinza, la giro verso l'alto, e do l'impostata di pinzatura al gel. Vedete? La tengo un pochino lì e rimetto in lampada. La seconda passata di bifasico clear deve rimanere 3 minuti perché è un bifasico. Quindi comunque lasciatelo 3 minuti, non 2 minuti. Il bifasico, mi raccomando, necessita sempre dopo di un lucidante finale. Il monofasico no, però io sono sincera, sia quando uso il monofasico, il bifasico ci va, ma anche nel monofasico io metto comunque un lucidante finale. Poteste fermarvi e non metterlo, sarebbero già lucide, però io le voglio lucide assolute, quindi comunque il sigillante finale dopo lo metto sempre. Dopo, per creare l'allungamento del letto e quindi far sì che rimanga questa punta trasparente dell'unghia, che non vada a trasparire la nostra punta dell'unghia di French naturale, vi servirà un cover, un gel cover. Io adesso vado ad usare il cover pink. Ok, lo metto via quello che non mi serve.